Signori e signori, benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Xenoverse. Come potete vedere dalla grafica di sinistra, ho catturato qualche Pokémon, cioè uno. E l'ho chiamato Ghiotto, un Pokémon tipo normale lotta, nuovo di questa generazione che chiama la generazione anche se non è una generazione. Ghiotto perché? Perché è come uno dei criceti di Amtaro e quindi sembra un criceto e io sono originale e grazie a tutti per avermi visto, io sono Xim... Va bene, ciao. E siamo arrivati qua. A Ludopoli. Comunque vi ricordo che questa serie è fatta insieme a Drake, Dez Manu e Fabio Nadan. Quando andrò in pensione mi trasferirò sicuramente ad Alola. Vabbè, ci credono tutti quegli soldi spesi in donnicciole con le collane di fiori. E chi non ci vuole andare? Ma salve signora! Infermiera Joy. Molto giovane, a noi piace la cosa. Ah, come avete visto ho fatto crescere anche leggermente i Pokémon dall'ultima parte. Ho trovato una bacca arancia, ok, perfetto. Francesco! L'infermiera che lavora qui è molto bella. Ogni volta che vengo qui rimango imbambolato per ore a guardarla. Non ha tutti i torti, ragazzino. E grazie a Fabio posso correre, perché io sono cretino e non sapevo che bisognava... Aiuto! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sta esplodendo tutto! Fate qualcosa, vi prego! Che qualcuno spenga il fuoco! I bambini! Qualcuno pensi ai bambini! E attenzione, arriva Mr. Ciuffo... Ezio Greggio, va bene. Ehi, ma che sta succedendo qua? Non ditemi che è stato di nuovo quel strano Pokémon. Fatemi passare, devo subito intervenire. Vai, su. Ma che cosa? E tu chi sei? Non ti ho mai visto da queste parti, eppure hai una faccia conosciuta. Ah, ma tu sei Exit, qua cavolo, quanto sei cresciuto! Io e tuo papà eravamo molto amici, va bene. Wow, vedo che hai delle Pokémon, vedo che tua madre si è decisa a darti quel Pokémon. Mi è venuta un'idea. Vedi, quello non è un normale Pokémon, io li chiamo Pokémon X. Non provengono da questo mondo, bensì da un mondo... Davvero? Andiamo a catturare quel Pokémon lì che ha causato l'incendio. Corriamo! Mi dispiace, ma non è possibile passare di qua senza premere il permesso di Ezio. Ezio, ma che cos'è il governatore? Qua non si può passare, è inutile che ci parlo. Questa è la signora, qualcuno pensi ai bambini? Ah no, è la signora l'altra, ok. Oh, la sua bambina si è dimenticata la sua bambolina a casa ed è andata nel laboratorio di Ezio. Suona molto strana come cosa andare una bambina al laboratorio di Ezio. Soprattutto, vabbè, ok. Striscia la bambina! Percorso 2? Ma c'è John Lennon! Ma è vero, è lui, è lui. Comunque avete visto, livello 9, 8, 8 e 4, perché l'ho appena catturato. Quasi 5 però. Mi sto prendendo una pausa prima di me, sì. Ti rimetterai in viaggio con i Pokémon morti, ma comunque. Bunnelby. E io non ho ancora visto le debolezze, se per caso il vocalizzo. Vabbè, io, no, Bracciale non fa un cacchio. Vocalizzo cosa fa? Vocalizzo sciotta. Livello 7? E io che pensavo di averli fatti crescere un pochino troppo, vabbè. Non è una Nuzlocke per grazia. 103 punti esperienza e sale a livello 9, beccato. Che beccato. Però è bellissima la musichetta. Sono troppo curioso di andare contro John Lennon, che in verità si chiama Alessandro. Il mio Pokémon ultra raro ti sconfiggerà. Teddy Ursa. Ah, ultra raro. Pazzesco. E Shinè. Poverino, è morto in due colpi. Livello 10 con Shot. Dato ben 113 di esperienza. Botta in testa. E il problema è che non so nemmeno quando si evolvono i Pokémon, a che livello. Ma direi di andare avanti. Bidoof. Aziz. No, Aziz me lo devi fare nero. Si gonfia. Yemin si gonfia. Attenzione. È morto. Non si è sgonfiato subito. Aziz. Azizà! Tu sei una teta, come dice Piaggia Lucente. Sì, l'ho chiamata Aziz. Sono riuscito a mettere questo mascalzone alle stelle. Che cos'è? Un Elekid rosso? Ah! Nani! Oh my wa! Mo Xenoball? E mi cura anche la squadra, grazie mille, ma salviamo prima di far cacate. A te, che bella scena. Ci hanno fatto anche l'artwork, fantastico. Che bella animazione, mamma mia. Il boss LKD, è cambiata anche la barra della vita. Quel punto blu, verde, cos'è? Ha due vite. Proviamo con una Xenoball, perché più di così non riesco a fargli danno, sicuramente. Lo ammazzo. E lo cattura. Pokémon fiamma, grazie, come se non ne avessi già uno. Fire Kid. Mamma mia, mamma mia che nome. Sei una bomba, grazie. Dell'igiene orale. Bene, Exit, questo è il mio laboratorio. Qui, miei amici scienziati, svolgiamo le ricerche, mettiamo a punto nuovi strumenti, facciamo ricerche su Pokémon X. Sembra un macchinario molto complicato. Meglio non indagare. Bambina, tienila. È bambola, tienila.
Mi chiamo Silvana, salve Silvana. Quello che vedi alla tua destra è un Self Chansey. È uno strumento utile per ogni allenatore che vuole avventurarsi nella regione di Eldwy. Io lo chiamo anche il Pokémon Center portatile. Il motivo? Semplicemente puoi curare i tuoi Pokémon anche quando ti trovi fuori città, pagando pochi dollari. Non è grandioso? Nel caso ti trovi in difficoltà in qualche zona della regione, il Self Chansey potrà aiutarti. Ne abbiamo già installati in diverse zone della regione. 500 pokedollari te li tieni. Ora sono in pausa pranzo, non disturbarmi. Ho studiato tutta la vita ed ora posso finalmente lavorare... Mica come in Italia, non ha detto veramente! Sono le cose che dico io queste! Abbiamo da poco finito di sviluppare l'item crafter, è sofisticato lo strumento che permette la creazione di nuovi strumenti partendo da alcuni materiali base. Vorrei tanto regalarti uno, ho un sacco di cose da fare. Ehi, tu fermo! Ma se avete un sacco di cose da fare! Io sono Anna, sono una ricercatrice, se non sbaglio tu devi essere l'amico di Ezio. Eh sì, volevo darti questo. L'item crafter, sappiamo già cos'è. Hai trovato Pokéball anche, grazie. Tre Pokéball, no, una Pokéball e una baccassagna fanno una Megaball. Hanno dato un buono... Ah, uso delle bacche. È molto, molto buono. Io direi di andare un attimino a parlare con... per ricevere ricompense o meno. Una Megaball, infatti! E anche il cestino c'è la pozione. Grazie mille, cestino. Botta, fulmisguardo, braciere e attacco rapido. Praticamente è il mio cosciotto. Ho sbagliato a scegliere lo starter. Lo immaginavo. Palestra radice! Però a sto punto uno si chiede, è meglio che faccia crescere Cosciot o Firekid? A sto punto Cosciot per forza. Infatti spero di trovare un altro Pokémon X. E questa come funziona esattamente? Ah, tu entri? Arianna! Ah, Arianna, salve. Quanto di livello? Quanto sono leggermente dietro io. Ah, proprio un labirinto. Ovviamente prima di fare il capo palestra Trevenant mi ha cacciato. Ah, stile di Pokémon di tipo psico, di canto, non mi ricordo. Phantump, lo voglio assolutamente, ma io lo saluto. Ciao Bellsprout, ciao, non servi a nulla, però deve entrare nella Pokéball. Grazie mille per avermi ascoltato. Diamo un soprannome, direi di chiamarlo Yggdrasil, così è, però non col nome vero, perché sennò mi copyright, non perché non sappia come si scrive veramente. Yggdrasil lo chiamo così. Vediamo se c'è qualche altro Pokémon. Beh, Sprout, perfetto. Chiamo che sarebbe fino al livello 8 che poi cave canco cacca. No, però danno tantissime esperienze ai Pokémon qua dentro, quindi mi sa che mi allenerò proprio qua dentro. Stordiraggio, sgomento e crescita. Se non fosse per sgomento e azione is a little bit complicated. Ok, perfetto, qua c'è Trevenant. Ed ho la fortuna di ribeccare John Lennon, e quindi questa è la strada giusta. Budino, il vecchio amico di Manu. Morso, grazie, grandissima mossa. E togliamo per forza Graffio. Che figlio dei fiori. Ma Danilo, Danilo. Ma se sveglia, due volte ci sono volute, eh. Primo capo palestra, mamma mia che animazione. L'ho bruciato. Ma sconfuso, pezzo di cacca. E il primo è fatto fuori, saliamo a livello 13. Bulbasaur. E si è bruciato. Spiriton Bix. Non so esattamente come descriverlo, però. E brucia anche lui. Ah, attenzione, è un osso duro. E infatti mi addormenta. Tanto muore da solo questo, mo. Boh, l'ho vinto, senza attaccare. E Cosciot sale a livello 14. E sale a livello 15. Vedo che il tuo spirito è molto più forte e potente del mio. Te la sei davvero meritata e ti perdono anche per avermi svegliato. Continua così e potrai sconfiggere anche gli altri capi palestra. Ecco, tieni la medaglia radice. Che bellezze! Inoltre accetta anche questa macchina tecnica. L'acerboso. E direi anche di chiudere questo episodio. Grazie mille per avermi seguito anche questo secondo di Pokémon Xenoverse. So che molti di voi non la guarderanno, ma fa lo stesso. Io mi sto divertendo veramente molto. E ci vediamo da qualche parte, per forza.